credo che mai come in questo momento è necessario che ci sia un obiettivo alto, che noi siamo in grado veramente di affrontare questa sfida della ripartenza ponendoci l'obiettivo di trasformare il paese. Nel polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II, oggi la terza tappa di Italia Domani, dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cittadini, imprese e amministrazioni locali su contenuti e opportunità del Recovery Plan. Dal digitale al turismo, dal miglioramento dell'organizzazione agli interventi sociali, il PNRR prevede numerosi investimenti e riforme per i comuni, chiamati a gestire ingenti risorse attraverso specifici progetti come beneficiari o soggetti attuatori. Fra i progetti per rilanciare il Sud si è parlato oggi degli investimenti infrastrutturali per oltre 2 miliardi di euro, del potenziamento dell'assistenza sanitaria sul territorio anche attraverso strutture intermedie e telemedicina, di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, del potenziamento dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici. La missione nazionale che il governo si è dato è quella di recuperare e superare i divari, non certo di creare nuovi squilibri. Abbiamo predisposto in 9 mesi una serie di strumenti per rafforzare gli enti locali, ma anche una rete di protezione per affiancarli e per sostituirli in caso di lentezza o inadempienza. Chiaro che se non dovesse bastare siamo pronti a intervenire ulteriormente. Ho già presentato un emendamento al DL Norme Abilitanti per contrattualizzare altre figure specializzate a valere sul PON Governance. Se non dovesse bastare siamo pronti a intervenire perché non un euro del PNRR può essere sprecato. È la sfida del PNRR, poi la misureremo alla fine. Quello che ho ripetuto spesso è che sicuramente c'è un tema di allocazione delle risorse, però c'è anche un tema poi di capacità di spesa, quindi le amministrazioni del Sud debbono essere anche messe in condizione di poter poi riuscire a spendere bene queste risorse nei tempi giusti, perché sono programmi complessi che richiedono professionalità elevate per la loro realizzazione. È chiaro che se noi poi vogliamo realizzare bene quegli obiettivi che abbiamo, che poi i cittadini ci chiedono, abbiamo bisogno ovviamente degli strumenti giusti per fare in modo che poi si possa amministrare bene la città. Poi facciamo molto affidamento sulle risorse, sul personale che possiamo prendere sul PNRR, perché questo avremo delle possibilità in relazione ai progetti che ci verranno assegnati. Ho parlato anche insomma, con la funzione pubblica, con il ministro Brunetta proprio ieri, per fare in modo che ci sia maggiore flessibilità sulla capacità assunzionale dei comuni proprio in funzione del PNRR, che ci consenta poi di poter andare a reclutare le competenze specialistiche di cui abbiamo bisogno.